Saranno 5 camion che attraverso 3 viaggi al giorno porteranno 15 container alla volta nell'area di Persano, la zona che rientra nel comprensorio militare situato nel comune di Serre, già adibita a discarica ed ora individuata come sito per ospitare i 213 container inviati in Tunisia nel 2020 e restituiti in seguito ad un'inchiesta delle autorità giudiziarie maghrebine che ipotizzano modalità illecite di smaltimento. Dallo scorso 24 febbraio le 6.390 tonnellate attendono in sosta nel porto commerciale di Salerno di essere trasferite a Persano per poi essere caratterizzate, ma prima la procura di Potenza guidata da Francesco Curcio ha voluto certificare con lo speciale nucleo antibatteriologico dei vigili del fuoco che all'interno dei cassoni inviati dalla SRA di Polla non ci fossero rifiuti pericolosi. Eliminato questo rischio è stata la stessa procura di Potenza a dare il via libera al trasferimento che è stato sancito da un'ordinanza del presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese. Sarà presumibilmente consegnato domani all'attenzione della procura di Potenza poi il cronoprogramma del trasferimento dei rifiuti dal porto verso l'area di Persano, ricadente in un terreno dell'esercito italiano. Sarà la RUP Liliana Monaco a mettere nero su bianco questi aspetti operativi sui quali si attende poi l'ok della DD. DA che indaga sul traffico di rifiuti tra Italia e Tunisia con Vincenzo Montemurro. Uno dei problemi sui quali si sta lavorando in queste ore è il noleggio dei camion da utilizzare per il trasporto dei 213 container, una parte dei quali 5 sono già stati messi a disposizione da Ecoambiente, il braccio operativo dell'EDA. Chiusa la questione con un contratto di noleggio per gli altri 3 camion, tutta l'operazione sarà effettuata sotto lo stretto monitoraggio delle forze dell'ordine. I container sono sotto sequestro giudiziario, ma si temono anche le reazioni delle popolazioni che dovranno accogliere il carico di rifiuti.